Amoris Laetitia, la alegría del amor en la familia, del Papa Francisco, es un documento atravesado por la misericordia que debe leerse y meditarse a fondo. Con el apoyo de Marinelli Stremamuno, nuestra corresponsal en Roma, Yo Influyo te ofrece el enfoque del periodista italiano Sandro Magister, quien aborda el documento desde una perspectiva política, y la explicación de Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien va más allá de la cuestión política y da algunas orientaciones para entender el documento y sacar frutos de él. Questa esortazione ha avuto delle reazioni molto diverse su un arco che va ai due estremi, quello ultra progressista e quello invece molto, molto conservatore. Ora, è abbastanza singolare che sia accaduta una cosa del genere, perché generalmente i documenti del Magistero della Chiesa vengono letti e capiti e contestati o obbediti in un modo abbastanza chiaro. Invece questa volta non è avvenuto questo e a mio giudizio questo è un obiettivo intenzionale dell'autore, cioè del Papa. Nello scrivere le 264 pagine di questa esortazione, Papa Francesco ha usato un linguaggio che non è mai chiaro, netto, isolabile in alcune affermazioni molto precise, ma è un linguaggio molto discorsivo, che va avanti per sviluppi circolari, che apre delle porte e immediatamente non si capisce se queste porte restano aperte oppure vengono di nuovo socchiuse e così via. Il risultato è appunto quello che le reazioni sono state le più diverse e di tutti i tipi. Ma appunto, è questo ormai un tratto chiaro del pontificato di Bergoglio, quello di introdurre delle complessità, quello di introdurre delle ambiguità volute proprio per mettere in circolo nella Chiesa delle discussioni che in precedenza erano abbastanza chiuse. Il documento è che hai che leerlo e releerlo. Sì, è un documento che dà continuità a los anteriores documentos y los anteriores papados. Es un documento del magisterio de la Iglesia, tal cual. Se cuida mucho de evitar confusiones y ambivalencias. Remarca la actuación en base al ordinario. ¿Sí? La actuación de acuerdo a lo que la Iglesia enseña, de acuerdo al magisterio de la Iglesia. ¿Sí? O sea, el documento se cuida mucho de evitar confusiones o de evitar que se tomen palabras en otros sentidos. Si lo leemos a detalle, en muchos números así se presenta. ¿Sí? Tiene que ver, invita a la conversión, ¿sí? que el amor de Dios se refleje en la vida. ¿Sí? Se remarca la conversión, se remarca la autoridad del ordinario como rector de la vida pastoral, se remarca la cuestión del magisterio, la enseñanza de la Iglesia, para indicar los caminos. Ora, questo può essere visto come un elemento positivo da alcuni, come un elemento negativo da altri, ed è infatti il grande punto divisorio che consegue alla pubblicazione di questa esortazione, perché non è soltanto un'esortazione che è stata ascoltata ed è stata meditata, è un'esortazione che diventa anche pratica, cioè alcuni derivano dalla lettura particolare che fanno dell'esortazione Amoris Laetitia dei comportamenti pratici pastorali precisi. Ad esempio, non c'è il minimo dubbio che quelli che già prima davano la comunione ai divorziati e risposati ora continuano a darla dicendo che il Papa ha approvato questo loro comportamento. E quelli che non lo facevano, molti di quelli che non lo facevano, si sentono anch'essi autorizzati a comportarsi sul terreno pastorale esattamente come credono di vedere scritto nella esortazione stessa. La Iglesia, por la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues detiene, frena, recordando y definiendo bien las reglas para una comunión eucarística y cuando no es posible. Esto son en los 80s y los 90s del siglo pasado.
dopo questa esortazione, ancora di più dopo l'Amoris Laetitia, il panorama della Chiesa Cattolica Mondiale sarà un panorama molto più diversificato. Cioè sono stati messi in moto dei processi che non rientrano più in un alveo comune, che non rientrano più in una specie di movimento collettivo della Chiesa unidirezionale. Ci saranno molti movimenti in molte direzioni, anche abbastanza contrapposte. Non c'è minimamente, a mio giudizio, all'orizzonte uno scisma. C'è l'orizzonte, sicuramente, anzi lo è già presente, uno stato di confusione abbastanza insolito nella Chiesa Cattolica. Ma qui vorrei dire qualcosa di utile per capire meglio questo stato di cose. Papa Bergoglio sembra muoversi sistematicamente con l'ottica di voler combattere una forma di Chiesa rigida, ossessionata dai comandi e soprattutto dai divieti, molto vincolante, molto, molto assertiva, molto chiusa, molto dura di cuore. In realtà questa è un'immagine che francamente non corrisponde alla Chiesa che lui si trova a governare come Papa, perché la Chiesa che lui ha ereditato dai predecessori, e non per volontà dei predecessori, era comunque ed è una Chiesa molto diversificata, molto confusa, in cui le posizioni cosiddette liberali sono enormemente più presenti che non quelle cosiddette rigide o conservative. E nel 2006 il Papa Benedetto, in un documento, marca que los divorciados a casar pueden y deben tener un acompañamiento espiritual por un director espiritual, un sacerdote que los pueda escuchar y los pueda atender y ayudar a acercarse a Dios. Con el Papa Francisco, pues viene con este acento, con este tono de la misericordia, del acercamiento, de no condenar, que lanza la convocatoria al Sínodo de la Familia en dos ediciones, donde el tema de las familias heridas pues cobra un altísimo, altísimo lugar. En el Sínodo, que tuvimos la oportunidad de participar en el segundo, en el ordinario, un consenso universal es la sensibilidad, ¿sí?, respecto a las familias heridas en múltiples circunstancias, desde los refugiados, desde la zona del Medio Oriente, que están urgidos, amenazados, y se van desplazando por millones de personas, familias enteras, que sufren separaciones, muerte, destrucción, pobreza, todo eso. En África, la cuestión de la poligamia, la cantidad pequeña de católicos y cristianos, la parte cristiana del matrimonio o de la poligamia. En Europa, el secularismo rampante. En América Latina, esa fuerza eclesial, pero también los problemas sociales.